Siamo qui per parlare delle pagelle di Verona-Juventus, delle pagelle veramente che mi disgustano per quanto hanno voti bassi. Qui c'è il blocchetto dell'orrore come al solito, l'ennesima prestazione deludente della stagione con il maestro in panchina, che però ieri ha dimenticato evidentemente di preparare la partita, perché gli errori commessi ieri dalla Juventus sono stati di una stupidità, di una impreparazione veramente impressionante, ragazzi. Potete dirmi quello che volete, io ho tanti difetti nella vita, ma non so mentire, quindi devo per forza andare a dire la verità all'interno di un contesto del genere. Partiamo subito dal voto del portiere, Szczęsny, voto 5, che secondo me avranno sostituito Szczęsny con qualche automa, perché veramente non si capisce cosa stia combinando quest'anno. Szczęsny di gran lunga la peggior stagione da quando sta alla Juventus, un giocatore che ha subito il primo gol, è vero non per colpe sue perché c'è un disimpegno sbagliato, ma si è trovato di fronte a un giocatore che non gliel'ha tirata neanche troppo forte, non è riuscita neanche ad intuire la traiettoria. Sul primo gol nel primo tempo che aveva segnato Kumbulla, quello annullato, addirittura prende un gol su colpo di testa appena spizzato, un portiere di questo calibro che a malapena riesce a respingere il pallone, ma non la respinge perché praticamente sbaglia il tempo dell'intervento e va a vuoto. Per me assolutamente da 5. Quadrado, voto 4. Il motivo per cui Quadrado non può fare il terzino fisso è esattamente questo: dimentica le fasi di gioco come se fosse uno scolaretto praticamente. Fase offensiva nulla, non sale praticamente mai, fase difensiva non sa come alzare il ritmo e quindi di conseguenza rimane schiacciato, un sacco di errori, un sacco di problemi a livello di falli, fa una marea di falli, specialmente nelle prime fasi, e quindi per me è da 4. De Ligt, l'unico meno peggio della difesa, 5,5, un giocatore che comunque sta crescendo veramente molto. Secondo me De Ligt è stato il meno peggio perché comunque ha provato a fare qualcosina, ma nella realtà delle cose è che se tu comunque giochi male come reparto, alla fine ne fa le spese anche chi gioca bene, e quindi per me De Ligt è da 5,5. Bonucci, voto 5. Non solo non riesce a fare nulla di sensato dal punto di vista difensivo, non so dove fosse, in fase di calcio piazzato favorisce sempre e comunque il Verona, perché è lui che si perde gli uomini sempre e comunque, problemi a livello di impostazione che non permettono neanche alla Juventus di sviluppare una via di gioco alternativa. Bonucci praticamente ieri nullo, non so neanche come io abbia fatto a dargli 5, probabilmente solo per la presenza, perché per il resto, perdonate l'abbassamento di voce, veramente poco. Alexandro, voto 4. 4 ad Alexandro perché Alexandro ancora non ha ben capito dove si trova, secondo me. Ormai sono anni che Alexandro non rende diciamo in maniera decente. Alexandro è un continuo avere problemi, sempre. Io ho problemi, Alexandro ha problemi, Alexandro non ha problemi, Alexandro gioca troppo, Alexandro gioca poco. Il fatto è che Alexandro sono 3 anni che non gioca più ai suoi livelli, ragazzi. Non sale, non spinge, mi meraviglio di chi lo difenda a oltranza come se fosse una sorta di Roberto Carlos dei tempi moderni. Non lo è, ragazzi, perché continua a fare sempre gli stessi errori. Bentancur, voto 4,5, ancora una partita deludente dopo quel periodo di partite buone, il disimpegno da cui scaturisce il primo gol è colpa sua, perché fa un tacco inutile in una zona del campo in cui non c'è bisogno di fare un tacco inutile. Fase difensiva pressoché nulla, fase offensiva non si inserisce mai. Come posso giudicare io la partita di Bentancur se non con 4,5? Non gli posso mettere certamente un voto più alto. Pjanic, voto 4, un giocatore inutile all'interno di un contesto del genere. Non lo vedevo da tempo, ma non inutile perché è inutile Pjanic, come molti dicono, ma è inutile il ruolo che ha Pjanic all'interno di questa Juve di Sarri. Dovrebbe essere colui che ispira, colui che prende il pallone, che dà respiro alla manovra. La verità delle cose è che a Pjanic è un giocatore che Sarri non sta valorizzando. La peggior stagione della sua carriera a mani basse. Si diceva che Sarri dovesse valorizzare i giocatori tecnici. La verità delle cose è che io vedo giocatori tecnici ancora più danneggiati da questo allenatore. Pjanic è l'esempio lampante di quello che io stia dicendo praticamente. Un giocatore che rimane isolato a se stesso davanti alla difesa, non sale, non ispira, non verticalizza, non fa letteralmente nulla. Rabiot, voto 4,5. Avevo fatto dei complimenti a Rabiot, me li devo rimangiare tutti, perché ieri la partita di Rabiot è l'ennesima partita deludente di un giocatore che ha recuperato la forma fisica, che ha provato a fare qualcosina, ma non si spinge in avanti. Il problema è sempre quello: se tu vuoi fare un 4-3-3 come quello che tu hai schierato ieri, hai bisogno di due mezzali che si inseriscano. Se tu alle mezzali gli dici rimani ferme, le mezzali rimangono ferme e subiscono il gioco degli avversari. Se Rabiot e Bentancur non hanno l'audacia di andare in area di rigore e di inserirsi in fase di non possesso, come puoi pretendere di fare il 4-3-3? È un modulo inattuabile, perché il centrocampo non va, non funziona, e non dipende dagli uomini al centrocampo, dipende dalle indicazioni che l'allenatore ha dato a quegli uomini. Quindi non facciamo già il populismo dicendo no, perché Sarri non c'ha gli uomini suoi per fare il gioco a centrocampo. Se ogni allenatore avesse i propri uomini per fare il proprio gioco, tutti vincerebbero la Champions League. Un grande allenatore si vede nel valorizzare le risorse
che ci sono all'interno di una squadra, altrimenti siamo tutti bravi a chiedere ai giocatori a farceli comprare e a vincere. Così è troppo semplice, non è questo il lavoro dell'allenatore. Douglas Costa, voto 5. Io non ho idea del perché la Juventus continui a tenere francamente in rosa Douglas Costa per fargli giocare 3 partite all'anno, perché si è fatto male di nuovo, ne gioca 2 buone, la terza la sbaglia, si fa male e poi ritorna da capo. Scusatemi ragazzi se dico questa cosa, però francamente Douglas Costa non è più un giocatore su cui fare affidamento, punto. Allora voi dovete andare oltre il concetto che Douglas Costa fa 2 dribbling buoni a partita, dovete andare oltre, perché a me vedere il giocoliere in partita a me non interessa nulla, a me interessa vedere il gioco come si deve, interessa vincere. E ogni volta che Douglas Costa ha l'opportunità per fare qualcosa di buono, Douglas Costa la spreca sempre. Comunque, perché è un giocatore che dà la sensazione di essere il giocatore dell'ultima mezz'ora. Quella che devi mettere quando stai in vantaggio, vuoi tenere il risultato, oppure quando sei in svantaggio vuoi recuperare un gol. Metti Douglas Costa al sibaricentro e finisce la storia. La realtà delle cose è questa. Douglas Costa titolare alla Juve con questa forma fisica non ci può stare. Lo potete pure offendere, non mi interessa ragazzi, mi dispiace. È una cosa per il bene della Juve. Higuain voto 4, non ho capito il perché ancora si sia deciso di... Cioè io l'ho detto quest'estate ragazzi, vendiamo Higuain, perché Higuain a 7 milioni e mezzo per segnare 2 gol che li fa chiunque in Europa, quei gol che fa Higuain, è uno spreco. Ieri è la rappresentazione esatta di quello che ho detto, Higuain quando è pressato non fa nulla. Sarri è talmente disperato che lo fa uscire dopo 50 minuti, quando va? Perché? Perché non gioca mai. Due sponde... Due palloni toccati, un tiro in porta deviato, un giocatore lento che non si muove, che continua in area di rigore ad andare in profondità, è un giocatore che non ha nessun tipo di attinenza, che non ha nessun tipo di voglia, nessun tipo di volontà, un giocatore che si mette lì, aspetta il pallone, fa il lavoro suo, la scarica, poi sta là in mezzo all'area di rigore, aspetta che gli danno la palla. Per me è improponibile a determinati livelli. Cristiano Ronaldo, voto 6, l'unico luce nel deserto, si inventa un gol, se non si inventasse lui addirittura perderemmo 2-0. Entra Dybala che per me è da 5, ieri non ha giocato assolutamente bene Dybala, anche perché è stato inserito in una fase della partita secondo me sbagliata. Ramsey e De Sciglio, voto senza voto. Sarri, voto 3. Una partita preparata veramente con il sedere, mi fanno incazzare ancora di più le persone che lo giustificano dicendo che Sarri... Sarri va dato tempo, che Sarri sia un allenatore, no, perché se voi non avete capito, Sarri non ha i giocatori per fare il suo gioco, siete veramente le persone che vogliono il male della Juventus. Le persone che parlano di Sarri come se fosse un maestro senza aver vinto nulla sono persone che evidentemente non capiscono niente della materia in cui vanno a affrontare, perché trovo che sia ridicolo che la Juventus si sia dovuta affidare ad uno che ha azzeccato 2-3 stagioni buone in carriera sulla panchina, veramente ridicolo.